Buongiorno a tutti, anche oggi facciamo un po' di pulizie. Allora, intanto lenzuola le faccio prendere un po' d'aria perché un altro giorno le ho lavate e sono pulite, però le metto fuori dalla finestra.
Ragazzi, nel frattempo mi è arrivato un pacco, adesso lo apriamo insieme. È una figata. L'unica cosa è che lo devo caricare. Ragazzi, questa cosa qua, semmai la proviamo la prossima volta. Praticamente ho comprato una spazzola. Dopo la proviamo la prossima volta perché ci vogliono 3 ore di ricarica praticamente. E siccome mi sono rotta con il spazzolino dei denti a spazzare tutto, mi sono comprato uno spazzolone. Adesso sta caricando, ve la faccio vedere la prossima volta, però ecco, è questo qua praticamente. Adesso lo carichiamo, lo proviamo la prossima volta, dai. Dispiace, non lo farò vedere subito, però devi caricarsi. Siccome l'avevo già spolverato un altro giorno, scusate per la voce perché ogni tanto mi va via. Allora, ho preso un panno, microfibra, l'ho bagnato solo con un po' d'acqua, lo do un pochettino così perché tanto non c'è tanto polvere. Allora, giusto così per dare una pulita veloce, ecco. Oggi mi concentro più che altro sui pavimenti perché ne hanno bisogno, allora lavo i pavimenti oggi. Come di solito l'acqua, un po' d'ammoniaca con un po' di detersivo, basta.
Scusate, mi sa che si è caricato la mia spazzola. Allora, ho comprato questa spazzola qua che costava sui 60 euro, però c'è anche, allora potete anche allungarlo volendo, guardate, vedete qua praticamente qua. Cioè, non so se dobbiamo pulire in alto qualcosa. C'è anche questa spazzola qua, vedete? Diventa lunga. Però adesso non mi serve, giustamente. Perché?
Anche questo si allunga. Beh. Adesso lo tiro via. Volevo solo farvelo vedere che si allunga. Ecco. Vedete qua? Anche questo si allunga. Cioè, arriva proprio in alto questa parte. Allora, spazzolone. Cosa c'è dentro? C'è questo qua. C'è anche questo. Questo qua, un po' più piccolo. Poi dopo ho visto che c'è anche questo qua con il filtro, che lo attacchiamo qua, e dopo c'è questa spugna qua, questa qua, questa qua, praticamente, e anche questa qua. Questa è proprio rigida rigida, sapete come la spugna che laviamo i piatti, ecco, per intenderci, un po', forse anche un po' più dura, ecco. Queste sono più morbide. Adesso voglio provare di utilizzare questa spazzola. Non so, sono un po' indecisa. Questo o questo? Perché visto che si è caricata, la proviamo subito. C'erano anche diversi colori, ho preso bianco. C'era anche rosa, se uno piace rosa, ecco. Secondo me c'era anche nero. Forse no, forse mi sbaglio. Comunque ho preso bianco di questo qua. Non so come si chiama, non so se riesco a mettervi sotto il link perché non so se riesco a trovarlo, ecco. Comunque sì, questa qua è una spazzola che costa 62 € secondo me. Va bene, proviamo subito. Ci metto anche un po' di bicarbonato. Praticamente schiacciamo un'altra volta, così veloce, così meno veloce. Ok. Infatti prima c'era troppo veloce. Voglio provare un'altra spazzola. Praticamente questo qua va bene per queste cose qua, tipo in angolo, arrivare in angolo con questa spazzola qua. La bagno un po'. Questa è quella più grande.
acido citrico, ragazze. Voglio provare questa cosa qua con i filtri. Secondo me va bene questa. Allora, la mia prima impressione va molto veloce, forse anche troppo veloce. L'ho preso perché così riesco a pulire anche le pestarelle, sapete qua? Che un altro giorno mi sono rotta le scatole con lo spazzolino dei denti. Allora ho detto, bisogna anche uno spazzolo, però stavo cercando uno spazzolo giusto per fare quei lavori lì. Allora ho trovato questo qua. Secondo me è una buona soluzione. Non so se qualcuno di voi ce l'ha già. A me mi dispiace, ecco. Ho provato giusto per lavandino, adesso pulisco un attimo perché dopo devo andare a lavorare. Però non è male come baracchino. Do una pulita veloce in cucina. Ci ho messo l'acqua e l'ammoniaca, ragazzi. Ah, l'unica cosa è che questa spazzola qua praticamente non ce l'avevo caricatore, c'era solo questa qua, la chiavetta in USB praticamente. Io ce l'ho questo qua del Huawei, del mio vecchio cellulare, praticamente va bene, va benissimo quello lì.
Niente ragazzi, adesso faccio una bella lavatrice con tutti i stracci, i panni in microfibra, con i tappeti. Infatti mi si è riempita già la lavatrice perché c'avevo tutti i panni qua in bagno da lavare. Di solito io faccio le do una sciacquata e le asciugo. Le metto fuori dalla finestra sul davanzale, le appoggio lì, poi quando si asciugano le metto qua e dopo faccio una lavatrice praticamente. Sì, non faccio lavatrice con i panni. Eccoci qua. E per oggi abbiamo finito, ragazze. Speriamo che il video vi sia piaciuto. E ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!